Quando si sceglie una cipolla, che cosa bisogna guardare, al di là della varietà? La cipolla ramata di Montoro. Parliamo della cipolla ramata. In generale, qual è la caratteristica che ci assicura che una cipolla sia abbastanza fresca o soprattutto sana? Perché poi il fresco è... Qui attento c'è basta farfalla, cioè praticamente sia sotto alla radice che sopra al gambo. Cioè se è affetta da marciumi e tu la schiacci praticamente affonda il dito, cioè quindi è molto più molle, sì. Una cipolla deve essere abbastanza molto dura, cioè buona, consistente. Poi deve essere croccante quando la tagliamo, croccante quando la tagliamo. Sì, assolutamente sì. E perché dovremmo scegliere la ramata di Montoro? Perché la mia. A parte che comunque è un prodotto, un ecotipo che noi produciamo sia il seme, cioè quindi produciamo da sé. Perché non ti fa danno. Questo anche poi veniamo anche a questo, cioè è un seme che noi riproduciamo da generazione in generazione, cioè quindi diciamo, i nostri nonni la coltivavano tale e quale la coltiviamo noi oggi, dallo stesso bulbo ricaviamo il seme di anno in anno, quindi non è assolutamente un ibrido, non è assolutamente un OGM, è una cipolla che riproduciamo, come ho detto, di anno in anno. È una cipolla molto aromatica, una cipolla dolce, una cipolla che si non esalta nelle lunghe cotture. E poi, come diceva il buon nostro HCCP o biologo, praticamente è una cipolla che ha un contenuto di solfuri molto basso, quindi non fa lacrimare. Questa è la caratteristica. In sintesi. Poi, in sintesi, per la genovese dice tutto.